Dopo la scomparsa del marito Gianni, Loretta si allontana da tutto e tutti. Ma poi trova la forza di ricominciare e torna sulla scena, in nuove fiction televisive, al cinema, in teatro e come giurata del Tale Quale Show. Il suo talento ha iniziato a brillare quando era una bambina e ancora oggi ci incanta. Loretta è una stella e lo sarà sempre. Che cosa ne pensa della signorina Carrà? Pensaci bene che la cosa è un po'... perché è una collega e poi ti dice ma queste cose non dovevi dirle, perché poi i giornali ne approfittano per fare una polemica con lei, perché poi a casa ti dicono che te l'ha fatto fare. Sigla! Risposta esatta, sigla, sigla! You're used to grey England skies, cloudy days, colder nights, and your heart's not right. If you sang this melody, do you think you could laugh again, my friend? Just try for me, sing oh. A raccontare comincia tu. Siamo a Monte Argentario, in Toscana, in un bellissimo albergo e con un campo da golf spettacolare. Ma che bei colori ha questo albergo, il bianco e il nero. Ma invece di questi maiali ci avrei messo delle zebre, però insomma ognuno ha i suoi gusti. Loretta Goggi. Come persona non la conosco perché nella vita non ci siamo mai frequentate. So che è una donna sincera e quindi, anche se mi scappa una domanda un po' impertinente, sono sicura che mi risponderà. Allora, è arrivato il momento. Sto per incontrare Raffaella. Ma io non ho mai capito perché i media abbiano creato questo antagonismo fra me e lei. Per me siamo profondamente diverse. Perché nessuno è mai venuto in mente di dire Pippo Baudo è più bravo di Corrado? Corrado è più bravo di Pippo Baudo? E chi è più bravo di Mike Buongiorno? Adesso parlerò con lei e vedremo. Abbiamo 30 secondi per rispondere. 1, 2, 3. Eccola qua! Oila, Loretta con la Raffaella, esatto. Senti Loretta, stai bene? Sei tutta a posto? Grazie, sì, tu? Meno male, si abbastanza. Vede. Non si vede? Sì, abbastanza. Senti un po', sai perché insieme a Sergio abbiamo scelto questo posto? Adesso non cominciare a emozionarti però. Sì. Perché noi ci siamo viste non tanto, però quelle poche volte che ci siamo viste era qua in Maremma. Esatto, esatto. In questo punto qui... Fra questi due puffi, chiamiamoli così. Eri tu con Gianni. E io tu con Sergio. Sergio. Esattamente. Cosa diavolo ci facevi in questo albergo? Allora, sono venuta diverse volte qui. Anch'io. E soprattutto perché io adoro questa zona, sì. L'Argentario e Orbetello. Io mi ci sono sposata, quindi proprio avevo dei bellissimi ricordi. E con Gianni venivamo a fare ogni tanto qualche weekend a trovare degli amici di Orbetello. E quindi eravamo qua a passare il weekend. Dico, non a giocare a golf. Ma de che? Non gioco neanche a tamburelle io. Guarda, mi tolgo la giacca.
Io non me la posso togliere. No, che no anche farlo... perché farei... Oddio, sarebbe uno scoop fantastico. No, penso che cadrebbero tutti per terra, poveretti. Vieni con me. Allora. Ce ne andiamo di là. Sì. Prendiamo un bel caffè. Brava. Ecco, che tira su. Esatto. E facciamo quattro chiacchiere. Va bene. Vai. Anche otto. Anche otto, dai, andiamo. Allora, mettiamoci comode qua. Bel aspetta caffè. Che io mi metto un po' di latte caldo. Mm. Oh yes. Allora, noi saremmo il Coppi e Bartali degli anni 70 per alcuni. Esatto. Cioè, ma com'è sta storia? Ah, non la so. Secondo me siamo diversissime te e io. Assolutamente sì. Non solo di carattere, ma anche artisticamente siamo diverse, no? Te come mi vedi, per esempio? Io ti vedo forte, piena di energia e anche piena di sex appeal quando sei uscita. E... adesso l'ho perso tutto. No, quando sei uscita perché l'ombelico, ma vattene, dai Rafa, no, dai. Avevi questa personalità prorompente che il pubblico italiano sicuramente non si aspettava. Erano abituati o a donne che venivano dall'estero, no? Le Kessler, Lola Falana, che ne so, adesso dico delle cose così. Forse Delia Scala, ma Delia Scala non aveva la tua fisicità. Era molto diversa perché lei era il numero uno in assoluto. Assolutamente, assolutamente. In teatro, commedie musicali, pazzesche. Sì, esatto, e anche Sandra Mondaini. Io sono venuta canzonissima per parlare male della Goggi, perché? Non ti piace la Goggi? No, non è che a me non mi piace la Goggi, ma ci sono tante artiste più brave. Adesso non so, aspetta, mi faccio venire in mente una a caso, eh? Sì, aspetta una che caso. Ci penso. Sandra Mondaini, per esempio, eh? A te ti piace la Sandra Mondaini? Certo che mi piace, certo. Perché nei programmi importanti ci vogliono le donne importanti. Più anzianotte, più tardone. E io sono la sbaglia. Ma tu eri proprio un... un po' diversa. Diversa e poi ultramoderna. Quando sei uscita era proprio una roba che uno non si aspettava, no? A te mai visto? Certo che t'ho visto, stai scherzando. E quando io ho accettato canzoni... perché, no, veramente, lo dico sinceramente, innanzitutto non pensavo che dovesse nascere per forza questa sorta di chi è migliore, chi è più qui, chi è più là. Io l'ho accettata perché sapevo fare le imitazioni, perché Pippo mi aveva detto se ti interessa uscire dal campo della prosa per fare altre cose, ho detto sì, ma il tuo ricordo era fortissimo. Loretta Goggi, 22 anni, un personaggio nuovo per gli spettatori del sabato sera. Non teme la concorrenza e i confronti con altre attrici, cantanti che l'hanno preceduta qua al Teatro delle Vittorie? Beh, è chiaro che sì, però in un certo senso cercherò di essere il più Loretta Goggi possibile. A posto ho fatto Playboy perché ero stufa di essere la ragazza della porta accanto, volevo essere quella del piano di sopra. Hai presente la Ma la Marilyn? Ragazza cattiva del piano di esatto, sopra. Esatto, non la brava ragazza. Esatto. Basta, basta. Basta. Lovers are very special people. Io ti vedo in un altro modo. Oh, guarda, l'ho proprio scritta io questa cosa perché l'ho pensata io. Io ti vedo come un ventaglio prezioso. Ogni stecca è una tua capacità. Conduttrice, attrice, teatro, cinema, televisione, cantante, imitatrice, doppiatrice, scrittrice. E tutte e poi queste... è finito il ventaglio? No, sono finite le stecche. No, no, sì, ma aspetta, da cosa trattengono queste stecche? Praticamente sono da supporto a un tessuto meraviglioso che si chiama talento. Tu per me, e te lo dico senza piaggeria, hai un talento incredibile. Però sento che hai molta paura a infrangere delle regole. Sì. E pensa che ne ho già infrante tante. Nel senso che quando ho incontrato Gianni... io ero proprio una, cioè, una che aveva paura dell'amicizia, una che aveva paura di aprirsi. Io avevo paura di volare, ecco, proprio. Io invece no, vedi, perché è... sono del segno dei gemelli, segno d'aria, e quindi volavo. Ma pure bilancia, non è che sia proprio... Sì, no, è segno d'aria anche quello. Sì. Infatti. Te
cominciato da bambina perché avevi un babbo molto speciale, papà Giulio. Papà Giulio, sì. Che lavoro faceva? Papà lavorava alla Camera dei Deputati. Ma? Ma? Per un caso non è diventato uno cantante del quartetto, esatto. Cetra. Ah, ma? Ah, ma? Però... ma io mi preparo, non è che è scherzo. I feel pretty, oh so pretty. I feel pretty and witty and... La cosa che mi ha colpito, che tu a quanti anni avevi? 10, 11? Hai vinto un concorso, senti, in abbinamento con Nilla Pizzi, sì. Stupendo, la bambina e la signora. Sì. Allora era la regina della, certo, musica leggera. Alla radio questa, sì. Silvio Gigli era un regista che veramente ti stimava in maniera incredibile. Assolutamente, il primo che mi ha notato, diciamo, a una festa mascherata dove io non ero mascherata. Ah, e chi c'era vicino a te? C'era, allora, una ragazza che era vestita da mago, da nota, non mi ricordo, col cilindro, che poi è diventata una cantante, Fiammetta si chiamava. E poi c'era Fiorella Mannoia, che era vestita da tarantella, con la camicia così, eccetera. Presentava Corrado, fatto sta. E la regia di questa cosa, la Casina delle Rose, era di Silvio Gigli. E io non so se ho cantato Il cane di stoffa o Le mille bolle blu, sai, quelle io robe. Ho letto Le mille bolle blu. Ecco. Quando eri piccolina, com'era la tua voce? Che ho sentito il primo disco che hai inciso a 13 anni, che è una roba meravigliosa. Cantami un po' Le mille bolle blu come eri quando eri bambina. Come facevi? Ma no, ma come faccio? Ma non adesso la faccio... Le mille bolle blu. Le... Come... no, vabbè, ma no. Blu, blu, le mille bolle blu, 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 le vedi intorno a me, blu, blu, le mille bolle blu che volano. Bravissima. Che volano. Ma è una voce fantastica. Blu, le mille bolle blu, blu. Tantissimi bambini prodigio, quando arrivano 13-14 anni, si spengono e non ce n'è più per nessuno. Invece tu sei l'eccezione che ovviamente conferma la regola e sei diventata una grande star col passare degli anni e sempre più importante. Questo è qualche cosa che tu ti aspettavi da piccolina? No, per niente. No, eh? No. Allora, io il sacro fuoco dell'arte proprio no, mentre tu da bambina so che desideravi ballare, eccetera, fin da quando eri piccola. Io volevo fare non la ballerina, ma la coreografa. A me piace tutto quello che è creativo in questo mondo. Esatto. E invece te hai un curriculum, cara signora, che è pazzesco. Guarda, hai presente i tuoi titoli quando finiscono i film americani che durano 3 ore? Che arrivano fino ai doppiatori. Esatto. Ecco, io vorrei che andassero in onda in qualche modo tutti i lavori che hai fatto fino agli anni 80 circa. Ma la tua adolescenza dov'era? Un po' me la sono persa. Devo dire che me ne sono resa conto quando l'adolescenza era un po' passata. Nel senso che io mi divertivo tantissimo a fare l'attrice. Perché forse l'ho detto anche un miliardo di volte, ma la bambola di me stessa. Cioè tutti i bambini aspettano il carnevale per fare la fatina, le cose. Io ho fatto... ogni lavoro che facevo ero un personaggio, certo. E quindi mi sono divertita tanto. Poi è arrivata quell'età ingrata, di 15-16 anni, e io ero alta come sono adesso, ma completamente piatta, e quindi si è fermato tutto. Il lavoro per me si è fermato, non ero bambina e non ero donna. Quindi grande doppiaggio, grandi cose. Poi Maiano cercava appunto una ragazzina che potesse passare per un maschietto, per la Freccia Nera, e sono ritornata. Vedi che alle volte essere piatti porta fortuna. Te l'ho detto. Mi devi spiegare come facevi a fare la DJ a Radio Vaticano. Ma che roba è questa? Cosa allora mettevi su? Solamente tutte robe sacre? No, per niente, per niente. Ti giuro, mettevo anche Patti Pravo, Gianni Morandi. Stiamo parlando del 70-71, credo. Però io avevo fatto per la Radio Vaticana diversi dischi con le favole per i bambini, per le edizioni paoline. Ecco. Quindi lì in Vaticano ci bazzicavo, nel senso che andavo lì per registrare queste cose. E a un certo punto un sacerdote, che era il capo allora di questa radio, mi chiese se volevo fare la DJ e io ho detto sì, perché no? E ho fatto anche quello. DJ di Radio Vaticano, l'ho trovata stupenda. Tua mamma invece, Costanza, sì. Che cosa ti ha insegnato? Allora, credo che tutte le cose importanti e non
artistiche me le abbia insegnate la mamma. Quindi mamma era figlia di un tenente colonnello dei Bersaglieri, ecco, che si è fatto due guerre, vabbè, ciao. Quindi aveva un'educazione e ci ha impostato come dei soldati. Dei soldatini. Dei soldatini. E il senso della famiglia, cucinare anche, perché cucinava molto bene. Mamma, ma sei impazzita? Ma come? Ma io stavo registrando, sono in trasmissione. Ma che c'entrano i bambini, mamma? No, questa è una trasmissione per grandi.